Desidero anch'io in apertura rivolgere un pensiero di solidarietà alla città che ci ospita, ai familiari delle vittime dell'alluvione e del gravissimo incidente mortale sul lavoro di ieri, ai feriti, alle famiglie che stanno soffrendo le conseguenze del maltempo e di questa ennesima tragedia sul lavoro. Non vi sono più parole adeguate per esprimere l'allarme e l'angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando, per l'insufficienza della sicurezza per chi lavora. Le alluvioni sull'altro versante stanno colpendo queste terre con una frequenza e un'intensità che non si conosceva, conseguenza evidente di mutamenti climatici. Ma i drammi che attraversano migliaia di famiglie sono anche conseguenza di trasformazioni del territorio intervenute da lungo tempo, dal passato. È necessario un impegno di carattere straordinario che coinvolga istituzioni e società civile, imprese e cittadini e che non sottovaluti l'esigenza di misure rapide di salvaguardia.